Monsignor Giulietti, il nostro vescovo ausiliare, siamo questa sera a Ponte Pattoli, dove gli abitanti del luogo ospitano questa giornata diocesana missionaria, in vista anche dell'ottobre, no? L'ottobre è famoso per essere dedicato alle missioni. Sì, l'appuntamento della veglia missionaria è tradizionale, è uno degli appuntamenti dell'ottobre missionario. Quest'anno però, proprio alla luce di quello che si sta celebrando a Roma, cioè il Sinodo sui Giovani, mette particolarmente a fuoco il protagonismo dei giovani nella missione della Chiesa. E questo protagonismo non vale solamente ovviamente per le missioni ad gentes, ma per tutta la Chiesa che è fondamentalmente missionaria, come ricordava Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi. La Chiesa esiste per evangelizzare. Allora la veglia di stasera, anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che sono andati in Malawi, ricorda che i giovani devono essere e possono essere protagonisti di una Chiesa che è attenta soprattutto ad annunciare il Vangelo, con le parole e con la testimonianza della carità. Per essere dei bravi missionari bisogna per forza varcare l'oceano? Indubbiamente il Papa nell'Evangelii Gaudium parla del discepolo trattino missionario, cioè ogni cristiano è discepolo missionario, per cui la missionarietà è una dimensione fondamentale dell'essere discepoli, dell'essere cristiani, per cui si è missionari sempre. Anzi, potremmo dire che proprio nella vita, la vita quotidiana è il terreno principe della missionarietà, perché il Papa ricorda che si evangelizza per attrazione, quindi l'attrazione nasce proprio quando c'è una testimonianza di della differenza cristiana nella vita quotidiana. Lei ha parlato prima, ha citato la missione in Malawi. La Chiesa perugina, i giovani perugini, sono missionari? I giovani perugini hanno alcuni riferimenti missionari ormai da diversi decenni, il Malawi, il Perù, il Brasile con i missionari cappuccini, cioè ci sono alcune relazioni consolidate, per cui c'è una vicinanza e anche un andare a fare esperienza missionaria in questi luoghi. Per il resto credo che la dimensione missionaria sia da rivitalizzare negli adulti e anche nei giovani. Grazie. Anna Maria Federico, coordinatrice della Commissione regionale per le missioni a livello umbro. Come si vive questo mese dell'ottobre missionario dalla parrocchia alla diocesi alla regione ecclesiastica? Grazie della domanda, perché ogni anno è sempre un cammino di grande gioia, di grande fatica, ma anche di grande forza morale e spirituale di tanti animatori e animatrici che lavorano nel servizio missionario. Le settimane, le 5 settimane di ottobre ci fanno fare un cammino catechetico di formazione. Si parte dalla contemplazione, quindi dalla preghiera, dall'ascolto e dall'incontro col Signore anche attraverso la contemplazione. E poi si arriva all'annuncio. Se io non ho incontrato il Signore attraverso un rapporto personale con Lui, non posso poi annunciarlo. Quindi la seconda settimana è rivolta proprio all'annuncio e alla riscoperta della propria vocazione, la vocazione cristiana di tutti, quindi non soltanto del sacerdote e della suora, ma anche della famiglia, anche del laico che è a sua volta missionario e annunciatore. E poi ancora la settimana terza, quindi della riscoperta dell'impegno concreto, della carità. E quindi ci troviamo alla giornata missionaria mondiale, domenica 21 è la giornata missionaria mondiale, che dobbiamo vivere come un segno di solidarietà con i fratelli, però dopo aver fatto un cammino formativo, non soltanto nel fare cose pratiche di raccolta, ma crescere nella fede. E poi c'è la settimana del ringraziamento, quindi della conclusione del mese, che anche quello è importante, ringraziare i tanti sacerdoti, suore, missionari che lavorano costantemente ogni anno per i fratelli del mondo. Come lavoriamo a livello diocesano e regionale? A livello parrocchiale chiaramente molto spesso ci sono i rosari missionari, voi sapete il mese di ottobre è un mese dedicato alla Madonna, ma anche al rosario missionario, e poi naturalmente ci sono anche delle giornate di animazione, qualche volta si fanno anche le adorazioni settimanali nelle parrocchie. A livello diocesano tutte le diocesi, le 8 diocesi, sono state coinvolte nel lavoro per la veglia missionaria. Quest'anno la veglia missionaria è dedicata ai giovani, giovani per il Vangelo, giovani nel cuore, ma anche giovani concretamente impegnati per il Vangelo, e questo è il tema della veglia che in tante diocesi viene celebrata. Noi l'abbiamo celebrata quest'anno nella parrocchia di Ponte Pattoli, col direttore diocesano Giovanni Marconi e il vescovo Paolo Giulietti. Altre
altre diocesi la celebreranno domani, Assisi, e poi ci sarà anche Spoleto, che è stato detto, e credo che sabato ci sarà anche Città di Castello e Gubbio. Poi ecco, altre diocesi come Terni hanno fatto un bel lavoro per un'intera settimana, l'animazione missionaria, la signora Vilma Romoro ha organizzato questo, quindi ringraziamo il cielo per questi grandi doni.